Cos'è che non sta funzionando più in questo Napoli? Non lo so, io credo che il momento non è quello magari di una volta, è quello capita nel calcio, ci sta capitando adesso a noi e quindi dobbiamo, secondo me, dobbiamo stare molto concentrati tutti in capire che questo non è un momento, diciamo, di quelli più belli, quindi la forza sarà l'intelligenza che dovremo avere per capirlo e per unirci ancora di più a quello che siamo come gruppo. Si può ricominciare da Siena? Come si è pensato si potesse ricominciare da questa sera? No, questa sera già è passato. Questa sera serve per vedere degli errori, delle cose che abbiamo sbagliate per la prossima, per farle meglio, per prepararle nei migliori dei modi e quindi io credo che adesso si deve guardare avanti e avanti adesso abbiamo la partita col Siena che sembra per noi una partita che ci può fare, diciamo, dare la svolta a questo momento che capita. La dedica sul gol a Cannavaro e Grava, presa questa situazione della squalifica, della penalizzazione, come la state vivendo nello spogliatoio? Sinceramente è un momento un po' particolare perché, diciamo, due compagni come loro, che li conosciamo proprio bene, che sappiamo i loro principi e altre, diciamo, della loro maniera di essere, ci dispiace tanto, quindi magari ci può essere che siamo calati un po' pure di testa, però niente, io sono almeno contento che ho espresso insieme a tutti i miei compagni in quella esultanza, perché ci tenevo di farli vedere a loro che loro ci stanno sempre con noi, che ci saranno fino al momento che dovranno tornare a essere in campo con noi. I tifosi sono molto delusi, cosa ti senti di dire loro? Niente, che siamo tutti così dispiaciuti per questo momento. Io l'unica cosa che vorrei dire è il fatto che questi sono momenti che capitano e capitano pure alle grandissime squadre del mondo e quindi ci dispiace tanto quando magari compagni che giocano un po' meno, compagni che devono ancora crescere, che appartengono al Napoli, che magari non possono avere quella forza per crescere, quella spinta che in tanti momenti belli ci danno e quindi questo momento ci dispiace tantissimo perché prima di tutto siamo quelli che più vogliamo vincere, perché scendere in campo per perdere, nessuno scende in campo per perdere e quindi ci dispiace, adesso domani io credo che sarà una giornata particolare per tutti noi, ci guarderemo tutti negli occhi, parleremo tanto e sappiamo che andremo avanti perché siamo un bel gruppo. Ultima domanda. Non c'è. Non c'è. Benissimo, okay. Grazie, arrivederci.